Salvatore, si sente? Buonasera a tutti, io sono Angelo Tofolo, ho 32 anni e Salvatore non è cliccato mi piace sulla pagina della Commissione Ambiente. Faccio parte insieme a Claudio e Patrizia della Commissione Ottava, Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici. Però il mio sforzo lì, il mio contributo è più organizzativo e comunicativo, poco sugli emendamenti, perché il mio sforzo, il 99%, è sulla cosa della quale vi voglio parlare stasera, della prima volta che ne parlo, sia con i colleghi, diciamo, deputati 5 Stelle, sia in pubblico, sia, diciamo, per la rete, ed è il COPASIR, che è il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. E io tutte queste cose che ha detto Luigi, diciamo, le vivo quotidianamente sulla pelle, in una situazione, diciamo, molto, molto particolare, perché, come sapete, è regolata dalla legge 124 del 3 agosto 2007, quindi dal segreto di Stato, cosa che tra un po' caderà pure sulla collega Mannino, che è appena entrata nella commissione speciale sui rifiuti, quindi commissione d'inchiesta, e lunedì i colleghi Salvatore Micillo e Giulia Sarti, che sono i due scelti dal gruppo per la commissione parlamentare antimafia. E che cos'è il COPASIR? Il COPASIR, quindi Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, è quell'organo, un po' come la vigilanza RAI di Roberto, che controlla settimanalmente, quotidianamente, che il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica operi rispettando la Costituzione, rispettando la legge, rispettando le istituzioni e solo quindi per tutelare la Repubblica. Ovviamente dove è il gioco? Il gioco è quelle parole chiave che vedete sotto, quindi sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica a protezione degli interessi politici, questo leggetela bene che è fondamentale, che tante cose non le vi dico in linee generali, poi non vi posso dire più di tanto, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici ed industriali dell'Italia. Quindi che vuol dire? Noi lì siamo in una stanza praticamente dove abbiamo un oceano di informazioni e la bravura sta nel capire dove andare a cercare. Praticamente c'è tutto, noi controlliamo, detto in maniera spicciola, i servizi segreti italiani, sia per quanto riguarda quindi l'Italia, sia per quanto riguarda le minacce estere verso l'Italia, per tutti questi interessi qui. Ovviamente la bravura sta nel capire dove si vanno a sovrapporre gli interessi personali di aziende multinazionali a quelli che si nascondono dietro con la scusa appunto della sicurezza della Repubblica. Qua sta il gioco, un po' quello che vive Artini, la Commissione Difesa, che è la commissione più vicina a queste cose qui. E io da lì, diciamo, la visione che ho un po' più ampia insieme a Vito Crimi, io là sono capogruppo e siamo in tre, io per quanto riguarda la Camera, e poi ci sono i due senatori Vito Crimi e Bruno Marton. Vito lo conoscete sicuramente, Bruno invece ha un profilo molto più basso, una persona simpaticissima, però quando sta là c'è una mente fina che è uno spettacolo. Vi posso dire che anche lì dentro hanno capito che facciamo sul serio e che non c'hanno, diciamo, i bimbi. E la sensazione che ho da lì verso l'esterno è quella di, proprio parlo da esterno al gruppo, loro non se l'aspettavano, questo è un complimento che faccio al mio gruppo perché non posso parlare, ma lo dico, abbiamo persone preparatissime, loro non se l'aspettavano, cioè semplici cittadini che arrivavano là e che stavano attenti e oltre a, come dire, a controllare tutte le carte, avevano anche il tempo la notte di preparare gli emendamenti, quindi fare le proposte, quindi oltre a fare il controllo stiamo facendo anche le proposte, e loro non se l'aspettavano, loro pensavano che le carte così ce le facevano passare in testa senza nemmeno accorgercene. Comunque vado avanti velocemente, per capire il COPASIR dovete capire che il COPASIR entra nell'ambito quindi del sistema di informazione. Cos'è questo sistema di informazione? Vediamo se... fate qua il pulsante? Ok. Velocissimamente, vado velocissimo, 5 minuti. C'è il Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi come dice Caro il signor Letta, che tutto gestisce e tutto controlla, ed è coadiuvato dal CISR, che è il Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica. Poi c'è un'autorità delegata, perché lì ci sono carte da firmare in quantità industriale su ogni cosa, per cui c'è un'autorità delegata da Letta, scelta da Letta, che appunto facilita e velocizza i lavori. Poi c'è il DIS, che è il Dipartimento di Informazioni per la Sicurezza, è il cuore diciamo, dei servizi di intelligence, ed è praticamente quello che gestisce un po' tutto su direttive del CISR. Lega l'AISI e l'AISE, che sono rispettivamente le due agenzie di informazioni, quindi interna l'AISI che opera per la sicurezza della Repubblica Italiana, quindi ciò che riguarda tutto l'interno, e l'AISE invece per la sicurezza esterna, quindi le minacce che provengono da fuori per la nostra Repubblica.
Andando avanti, qui vado velocissimo, qui abbiamo detto Letta, che è il Presidente del Consiglio dei Ministri, è quello che coordina il tutto, è quello che dà le disposizioni. Scendiamo ancora, è quella, ancora? No, torno alla senda troppo. Le competenze di Letta, oltre a nominare, Letta va a nominare, il, eccolo qui, il direttore generale del DIS, quindi il Dipartimento Informativo per la Sicurezza, e i direttori, quindi sono pedine praticamente, lui va a mettere, le mette lui, il direttore dell'AISI e il direttore dell'AISI. Cosa molto importante poi, la competenza esclusiva è quella dell'apposizione, la tutela e la conferma dell'opposizione del segreto di Stato, che è regolata dalla legge che vi dicevo prima, nella quale rientrano anche le commissioni antimafia e del ciclo dei rifiuti. Poi c'è l'autorità delegata, qui è stato scelto, come conosce il nostro Nicola Morra, il senatore Marco Minniti, sì, che quindi abbiamo detto è una sorta di riserva, come lavora e tanto, viene delegato per svolgere le varie funzioni. Andando avanti vediamo tante belle facce, eccole qui, questo è il CISR, Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica, e ci sono, c'è il top del top, in realtà non è che vengono scelte a caso, infatti scendendo ancora, in automatico entrano queste persone qua, quindi è composto il CIS dal Presidente del Consiglio dei Ministri, l'autorità delegata scelta dal Presidente e i vari ministri, quindi affari esteri, interno, difesa, giustizia, economia e finanze e sviluppo economico. Il CISR è quello che, scendendo ancora, vado veloce, poi queste le metterò in rete, sono comunque prese da siti governativi pubblici, quindi potete comunque consultarle. Il CISR è quello che propone e delibera gli indirizzi, quindi la politica, diciamo, dei servizi segreti, la finalità per raccogliere i dati relativi all'informazione, ovviamente gestisce anche la ripartizione delle risorse finanziarie, non vi sto qua a dire numeri, non vi posso neanche dire numeri, ma capirete che non sono briciole, e quindi fa i bilanci preventivi e consuntivi per DIS, AISE ed AISI. Andando velocemente avanti, c'è il DIS, come dicevo, il Dipartimento di Informazione per la Sicurezza, che è il cuore pulsante dell'intelligence, è quello che coordina AISE ed AISI. Puoi andare avanti, Claudio, pure velocemente, di due diapositive. Eccolo qui. Qui, questo qui è il direttore generale del DIS, Giampiero Massolo, che abbiamo già ascoltato 3 settimane fa, abbiamo audito, ed è quello che praticamente funge da collettore nel lavoro dell'AISI e dell'AISE. Scendendo ancora c'è l'AISE, capitanata dal generale Adriano Santini. L'AISE quindi gestisce, diciamo, si occupa della sicurezza della Repubblica relativamente a tutte le minacce che provengono dall'esterno. Qua ve lo rileggo, quindi indicazione precisa perché è importante. Da cosa, cioè cosa bisogna proteggere? Bisogna proteggere interessi politici, lo ripeto perché è importante, voglio che lo focalizzate per capire cose che non vi posso dire. Quindi interessi politici, militari, economici, scientifici ed industriali dell'Italia. Quindi industriali, come parlava Massimo, ad esempio la produzione di armamenti, oppure scientifici, parliamo invece proprio di know-how aziendale, quindi aziende italiane, aziende italiane all'estero. Scendendo ancora c'è l'AISI, quindi l'AISI fa la stessa cosa, la difesa invece della sicurezza interna, quindi sempre le solite cose, difendiamo interessi politici, militari, bla 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 bla, relativamente alle minacce interne della Repubblica. E quindi veniamo a noi, al COPASIR, che è quindi quel comitato che ha un organismo parlamentare, quindi commissione bicamerale, che ha la funzione di verificare in modo sistematico e continuativo, quasi giornaliero, tutta l'attività del sistema di informazione per la sicurezza e che questo si svolga nel rispetto della Costituzione e della legge per l'esclusivo interesse della Repubblica e delle istituzioni. Come vengono scelti questi membri? Quindi per legge, questa è l'unica commissione che per legge la presidenza spetta alla minoranza, all'opposizione. Ovviamente noi abbiamo premuto per Vito Crimi, ovviamente è stato scelto Stucchi, che è della Lega, noi l'abbiamo chiamate le false opposizioni, Fratelli d'Italia, SEL, Lega, che sono arrivate lì in Parlamento appoggiando, diciamo, la maggioranza e poi si sono subito staccate proprio in ottica di non dare a noi queste poltrone strategiche, perché questa commissione è l'unica che per legge, non per prassi, per legge la presidenza spetta all'opposizione, quindi hanno avuto, diciamo, la foglia di fico, evitando il Movimento 5 Stelle che al 25%, perché questa commissione viene ripartita per percentuale, quindi se vedete noi siamo in tre, siamo io, là il quarto, poi c'è Vito Crimi a fianco e sotto c'è Bruno Marton, l'ultimo a destra, quindi siamo insieme al PD anche 3 membri, quindi abbiamo Stucchi qui in alto a sinistra che è il presidente, poi c'è che Lega, poi abbiamo il senatore Esposito che è PDL, vicepresidente, ed è l'unico
della vecchia commissione, cioè l'unico, era anche l'ex presidente nella scorsa legislatura ed è l'unico che mantiene quindi questo filo di congiunzione. Poi c'è il senatore Casson che è il segretario, poi ci sono io, Vito Crimi, Bruno Marton, poi abbiamo Speranza, secondo a destra, PD, la Calipari PD, dell'AI Scelta Civica e Fava di SEL. Quindi come viene ripartito? Ci sono cinque senatori, e chiudo velocissimo, ci sono cinque senatori tra maggioranza ed opposizione e ci sono cinque deputati tra maggioranza ed opposizione. Quindi nonostante noi abbiamo il 25%, abbiamo avuto tre posti come il PD, ma ovviamente non ci hanno assolutamente dato la presidenza, altrimenti ci scoperchiavamo tutti, diciamo, quelle i segreti porcheria e quant'altro. Esatto, vabbè, puoi scendere, qui c'è il tavolo che vi ho fatto vedere secondo legge, queste le cose le trovate tranquillamente in rete, poi le metto. E qual è lo sforzo nostro? Se vai all'ultima diapositiva, definisco i due compagni di segreto, vai ancora. Quello che possiamo fare noi, siamo in una situazione molto delicata, infatti è la prima volta che ne parlo, adesso stiamo iniziando a capire bene come funziona la macchina, a fare le domande giuste, perché noi abbiamo audizione settimana per settimana, abbiamo generali, possiamo convocare persone molto informate sui fatti, perché dicevo prima che stiamo lavorando bene, perché lì ogni giorno mi fanno la rassegna stampa, quindi quando c'è Carlo che fa un'interrogazione parlamentare su Snowden, tutto quel Kazakistan, un'altra situazione, è capitato Mirella Luzzi che sta in vigilanza Rai con Roberto, che ha chiesto proprio un'informativa al governo sul caso Datagate, quindi noi vediamo, più carte arrivano vuol dire che meglio stiamo lavorando. Ovviamente io mi trovo, come dire, tra due fuochi, prendo schiaffa destra e sinistra, però stiamo capendo, soprattutto l'ultima settimana, io, Vito e Bruno abbiamo fatto notevoli passi in avanti, quindi stiamo studiando molto, per quelli bisogna conoscere bene i regolamenti e, ripeto, capire dove andare a guardare, perché abbiamo un oceano di informazioni, quindi bisogna sapere bene dove andare a guardare. Passo la parola a Giulia. Scusate,